Amici di Trenacre News, ci troviamo in compagnia della presidente di Arcidonna, Valeria Iovalesi, antropologa ed esperta di politiche di genere, e siamo qui per parlare appunto di relazioni tra i generi. Ben trovata. Grazie. Presidente, l'obiettivo di questo incontro è quello di rilanciare il tema della relazione tra uomo e donna, e quindi non più soltanto la donna e effettivamente l'emancipazione femminile, ma soprattutto il rapporto che si instaura con l'uomo. Perché è così importante? Qual è il vostro intento? Beh, è importante perché l'esperienza di tantissimi anni che abbiamo fatto nelle scuole e che continuiamo a fare nelle scuole, perché Arcidonna prevalentemente ormai lavora tra i ragazzi e le ragazze, e ci ha convinto e ci dice che c'è un problema non risolto tra le giovani generazioni e anche tra le adulte, il maschile e il femminile. E non è risolto perché cosa è successo in tutto questo percorso storico? Le donne sono cambiate profondamente, sono state investite da un processo provocato dal movimento delle donne, dai movimenti femminili e femministi, che ha provocato grandissimi cambiamenti, soprattutto nelle donne, nella società un po' meno e ancora un po' meno nei ragazzi e negli uomini. E allora il tema della relazione tra i generi, se non viene risolto, è un problema che noi facciamo finta di rinviare, di rimandare, senza affrontarlo, come si suol dire, alla radice. E poi ci stupiamo e ogni giorno nelle cronache italiane siamo costretti a vedere casi di uccisione di donne dai mariti, dalle compagne, dai fidanzati e così via. E allora il tema oggi è basta parlare dei fatti di cronaca. Vogliamo capire, alla luce dell'esperienza che in tutti questi anni noi abbiamo fatto nelle scuole, provocando e costruendo dei modelli di laboratorio che sono serviti a sensibilizzare i ragazzi e le ragazze su temi fondamentali, cioè sulla identità, l'identità di donne, l'identità degli uomini, la differenza, le pari opportunità, cioè su un processo, un percorso fondamentale per farli crescere e facendoli confrontare su un tema nuovo, su una relazione che è diversa. Non può essere la stessa, perché le donne sono cambiate mentre gli uomini purtroppo sono cambiati molto meno. E quindi tra i ragazzi e le ragazze in tutti questi anni, nei laboratori sperimentali che abbiamo fatto, c'era un grande disagio, un grande malessere, che lo percepisci quando stai con loro e lavori con loro su questi temi. E allora la cosa che noi oggi chiederemo con forza alle istituzioni è che non ci siamo stufate di ascoltare le tragedie delle donne uccise, delle ragazze che si uccidono come Carolina per il bullismo a 14 anni. Non ne vogliamo più sentir parlare in Italia. Per fare questo bisogna mettere a sistema questi laboratori, cioè riuscire a capire che se non si incide sull'educazione, nel percorso educativo, a partire dalla scuola materna, quindi dalle bambine alle bambine, per smontare gli stereotipi, smontare quei processi culturali che non aiutano una nuova relazione, una nuova condivisione di generi, non andremo da nessuna parte. Questo è quello che faremo oggi, presentando anche i risultati delle precedenti esperienze che Arcidonna ha fatto nelle scuole, quindi risultati concreti. A proposito appunto di esperienze precedenti, voi comunque avete promosso diverse iniziative a scuola, ma anche nella società civile, proprio per diffondere la democratizzazione appunto paritaria, questa cultura della democratizzazione paritaria tra uomo e donna. E mi chiedevo, effettivamente nel nostro piccolo, ciascuno di noi, cosa può fare per vincere, secondo lei, gli stereotipi di genere? Beh, intanto dal comportamento. La prima cosa che bisogna fare è imparare ad riconoscere le persone, gli individui. Gli individui sono maschile e femminile, sono il maschio e la femmina. Sapere che queste persone hanno una differenza, hanno delle sensibilità differenti, e allora non riconoscerle significa far finta che non è successo niente. Invece sono successe tante cose in questo processo, quindi riuscire a far percepire loro il cambiamento e soprattutto il rispetto delle persone aiuterà anche i rapporti, le relazioni tra i generi, il maschile e il femminile, ad una nuova modalità, che è quella della condivisione. Gli uomini non possono pensare più che le donne sono un oggetto che è di proprietà. Non esiste. Quindi cosa scatta? Quale meccanismo scatta quando le donne vengono uccise?
perché la donna decise di lasciare il fidanzato, perché la donna decide di separarsi, perché pensa che la storia è finita, che la relazione è venuta meno, allora scattano quei meccanismi che sono tipici di dire: ma tu sei di mia proprietà e quindi non vai da nessuna parte. Allora, se non capiamo che dobbiamo incidere sulla modifica strutturale, sui processi culturali, io credo che non andremo da nessuna parte. Quindi quello che oggi dirà Arcidona con forza è che non vogliamo più sentire commenti su questa violenza, ma vogliamo capire cosa hanno intenzione davvero di fare. L'ultima domanda, volevo chiederle, effettivamente la politica ultimamente sembra essere scollata un po' dalle istanze dei cittadini. Secondo lei quali sono i provvedimenti più urgenti che dovrebbero essere approvati? Ma i provvedimenti più urgenti è intanto il primo provvedimento è inserire nelle scuole italiane quel sistema formativo educativo che aiuta i generi a riconoscere le diverse identità, che è fondamentale. Quindi lavorare sulla educazione, sulla formazione, quindi sui processi culturali di trasmissione dei saperi. La seconda cosa sicuramente è immediatamente mettere in atto le azioni positive, perché abbiamo bisogno di una società dove le donne e gli uomini decidano insieme, una società meno dispari. La società italiana è dispari, quindi promuovere tutte quelle azioni positive attraverso leggi che aiutano questo processo di democratizzazione nei confronti della parità. Cioè la democrazia non può che essere una democrazia paritaria. Adesso è una democrazia zoppa, un po' monca, manca la gamba che è quella del femminile. E questo problema, vorrei che si precisasse sempre di più, non è un problema che riguarda noi donne, perché io mi sono stufata anche di parlare di questi problemi, perché sembra che questa questione sia un problema relegato a noi. No, è un problema sociale, è un problema economico, è un problema di business, è un problema di profitti, è un problema di cambiare il segno dello sviluppo economico. Non a caso Marthia Sen, il grande premio Nobel dell'economia, diceva: guardate, nessuna economia, nessuno sviluppo è possibile se le donne non entrano in campo e le donne non entrano in tutti quei luoghi di decisioni fondamentali per cambiare questa società. Senza questo percorso, senza questo processo, avremo di fronte sempre società dispari e società che mostreranno sempre di più problemi. Ok, io la ringrazio per essere stata con noi e le faccio i complimenti per il suo lavoro. E saluto gli amici di Trinacria News e un abbraccio, alla prossima.